Polizia di Stato ha celebrato oggi il 166esimo anniversario della sua fondazione con una cerimonia a Roma alla presenza del Ministro dell'Interno Marco Minniti, del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli e delle più alte cariche istituzionali. Per quanto riguarda la provincia di Pesaro Urbino, le celebrazioni hanno avuto luogo nella mattinata di oggi a Pesaro, in una piazza del popolo baciata da un caldo sole primaverile, alla presenza di tantissimi cittadini e delle massime cariche civili, militari e religiose. Nel corso della cerimonia, aperta a tutta la cittadinanza, è stata data lettura dei messaggi di saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell'Interno Marco Minniti e del Capo della Polizia, il Prefetto Franco Gabrielli, nonché del Questore di Pesaro Urbino, il Dottor Adriano Lauro, che ha sottolineato, fra l'altro, il grande impegno profuso dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato in questa provincia, al fine di assicurare livelli di sicurezza sempre elevati e l'importanza dei risultati conseguiti. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio per garantire un'azione mirata di prevenzione con la presenza sul territorio delle pattuglie, nonché un'azione di intelligence, quindi info investigativa, per riuscire a stroncare sul nascere le azioni che possono creare dei problemi alla nostra cittadinanza. Avete avuto manifestazioni, eventi pubblici anche che vi hanno molto impegnato dal punto di vista dell'ordine pubblico? Sì, perché dopo i fatti appunto del terrorismo internazionale, ogni manifestazione, ogni raduno di persone, ogni pubblica iniziativa purtroppo per noi costituisce non solo più solamente una festa, ma anche un particolare momento di attenzione, perché la festa riesca in maniera positiva. Quindi noi dobbiamo fare attenzione, garantire la sicurezza, mettere il personale su strada e quindi con tutte le forze di polizia, con il prefetto, ci diamo veramente da fare per impegnarci a garantire la riuscita delle manifestazioni. Le tantissime persone presenti, tra le quali alcune scolaresche degli istituti Mamiani e Mengaroni di Pesaro, hanno potuto visitare gli stand allestiti dalle specialità della Polizia di Stato, Polizia Stradale, Polizia Postale e dalla Polizia Scientifica, nonché assistere ad una esibizione delle unità cinofiche della Polizia di Stato di Ancona. A seguire si è tenuta la premiazione, con lode e benemerenze, di 12 agenti della Polizia di Stato distintisi in brillanti operazioni durante il servizio e di alcuni cittadini che con il loro comportamento hanno dato prova di particolare senso civico, in particolare le tre studentesse, qui rappresentate dalle loro mamme, Luisa Tomassoni, Arianna Piscicoli, Maria Chiara Baioni, che hanno ricevuto un attestato di benemerenza che ritrovarono in Viale Italia nel maggio del 2017 a Fano, una busta di plastica con un'ingente somma di denaro, e chiamarono gli agenti del commissariato fanese per riconsegnarla al suo legittimo proprietario. Chiuso la cerimonia, un graditissimo intervento musicale della Sax Orchestra del Conservatorio Statale di Musica Rossini di Pesaro, diretta dal maestro Stefano Venturi.